Ho scritto, chi era lo scrittore, quello russo? Ah sì, era datato fine anni 50, fine anni 50, forse 57 o 58, se non ricordo male. Come si divertivano? Mi è ambientato nel futuro e c'era il docente robot. Faccio breve, diciamo, questi due fratellini trovano un libro. Che cos'è, cosa non è? Come facevano a studiare qui? Allora c'è l'incontro col libro di questi due bambini, praticamente del futuro. Ma non è molto distante dallo scenario che si sta palesando, no? ChatGPT. Bravo, sì, ecco. Sì, poi nel dibattito attuale, quando c'è stato il Covid, sulla didattica a distanza, l'esaltazione della presenza, come se il libro non fosse una tecnologia. No, infatti il libro è una tecnologia. Renato, tra l'altro, su questo, facendo paragone internet-libro, come si è fatto, cioè... Sarà sicuramente per un contesto molto diverso, ma contando da quanto poco esiste l'internet e quanto già si è democratizzato su certi aspetti, rispetto ai millenni in cui il libro e le tecnologie del libro, eccetera, eccetera, sono state usate come dispositivo di potere, come dispositivo ideologico. Sì, sì, esatto. Sì, il libro ha una storia impositiva e molto più violenta dell'internet. Diciamo anche che la cosa del libro così... bellissima, non intendo niente di dire questa cosa, ma è anche molto eurocentrica, cioè com'è. Sì, no, è una tecnologia, un concetto di educazione, di formazione che rimane nel paradigma della testa di Morin, che ha dato delle cose grandissime, perché cioè di interazione con gli altri, certo.